Stabilimento Detlefs, questa è la nuova Nomad 6,50, vabbè, si vede già che hanno doppia asse, RQT, che è un bel incrociatore, ma soprattutto, alleluia, alleluia, ci siamo anche in Germania, finalmente la pianta più richiesta, più amata, più desiderata dai caravanisti in Europa, che è una pianta prettamente inglese, arriva anche in Germania, nel senso che Detlefs la presenta. Allora, la porta ha correttamente la finestra che è chiusa, questa è una serie Nomad. Allora, entriamo con dinette anteriore a ferro di cavallo di stretta derivazione svedese. Yo, bella sta dinette, eh? Allora, sempre derivazione svedese, l'armadio all'ingresso, perché così d'inverno, giacconi, cose pesanti si possono tenere. Poi abbiamo l'armadio, semi-armadio, dove si inserisce la TV e sotto diventa anche un comodo armadietto per stipare ciò che si vuole. Poi stufa truma, anche se è consigliatissimo in una roulotte del genere il riscaldamento Alde. Poi abbiamo, riusciamo ad aprirlo? Sì che si riesce ad aprire. Attenzione, è un prototipo, per cui è la prima volta che si vede che qualcuno entra, per cui ovviamente l'armadio è ampio, tenuto conto che su questa disposizione 6,50 m è proprio al limite, ed eccolo qua il letto. Questo è il letto matrimoniale, che è trasversale, è geniale, nel senso che questa è la pianta che è sognata, che è agognata da molti camperisti in Europa. Ma proseguiamo con calma. Allora, questa versione ha qualcosa che normalmente in questo tipo di caravan non ha visto, tipo, l'abbiamo già detto, la stufa truma, che dovrebbe essere Alde, così come la cucina non ha il forno, mentre sappiamo che in questo tipo di disposizioni, intanto stiamo vedendo i pensili della cucina, ovviamente non ha, guardate, le chiusure soft, e ovviamente non ha il forno, perché, voglio dire, sono tedeschi, già, alleluia, alleluia, ci siamo arrivati con questa pianta, diamogli tempo, insomma. Vuol dire che la ordineremo noi come option, noi, nel senso, chi la vuole, chi non la vuole non ordina nulla, visto? Allora, il frigorifero è il bellissimo Thetford, ok? La parete per chiudere la zona notte con la zona giorno è correttamente, allora, qui i qua da chi ne sa e ne capisce di caravan si vede subito, guardate che bell'effetto intanto il legno, ma la porta si apre in maniera tale da non disturbare chi dorme, attenzione, perché una volta chiusa, ok, qua c'è un altro armadietto. Poi Luma, proseguiamo, qui c'è un appendiabiti a giorno, ai lati del letto ci sono due comodini, così se uno vuole leggere qualcosa, infatti avete visto, lì hanno messo il libro, lo può fare. I pensili, dicevo, sono tutti corti, cioè sono stretti, non hanno fatto la soluzione del pensile lungo, che è molto più comoda, economica in fase di progettazione, di costruzione della caravan, ma in fase di utilizzo è peggio, perché se la cerniera deve supportare un peso maggiore, ed essendo il pensile più largo lo deve fare, poi son cavoli, cioè la cerniera dura di meno. Quindi qui la Detlefs ha scelto una soluzione sicuramente più scomoda per lei, ma più pratica per chi la compera. Ecco qua, c'è uno specchio a tutta altezza, questo per le donne, il WC della Thetford, e qui c'è un ulteriore armadio, cioè, che se si riuscisse a vedere i potenti mezzi di cui siamo dotati non riesco a farlo da vedere, comunque chi se ne frega, tanto c'è. Notare la finezza, tutti i pensili a giorno hanno, non so se vedete, hanno il blocco. Poi qui ci sono altri pensili,
c'è altri armadietti, non sono questi. Scusa, chiedo venia. Ok, e questi hanno la soluzione push and lock per aprirli e chiuderli. Tac tac, push and lock, eccoli qua. Tutum. Altra soluzione davvero geniale per il lavandino, che è bianco, non è quel finto inox che poi per pulirlo sono cazzi. Allora, questa è la Caravan che i concessionari, che ne capiscono davvero, ordineranno a frotte e che si venderà in Italia in maniera incredibile per chi la sa vendere. Adios.